25 anni, non sono ancora, dobbiamo lavorare tanto. E la loro emozione che si rinnova ogni anno, è bellissimo poter stare con i ragazzi e qualcosa rimane nella loro personalità di questo viaggio. E noi siamo veramente felici ogni anno di poterlo fare. L'emozione di questo nostro inno dell'Italia, cantato da voi, mi ha fatto pensare quando piccola cantavamo ai nostri eroi del Risorgimento, della Prima Guerra Mondiale, dei partigiani, i primi anni che andavo a scuola. Ora voi avete altri eroi, avete Giovanni, a Paola, a Francesca, a tutti quei ragazzi che i loro angeli custodi che sono morti proprio per svolgere soltanto il loro dovere. Io credo che questi palloncini che sono volati, bianchi, rossi e verdi, che sono i colori della nostra bandiera, rappresentano per tutti quello che ha significato per noi italiani quel tremendo 92. Ieri la Falcone ha fatto delle critiche molto forti, ha ricordato la vicenda Gerardo. La Falcone ha ricordato la vicenda, è nota peraltro, e quindi totale rispetto e stima per Maria Falcone, però ha anche apprezzato lei, tutti presenti, questo gesto simbolico fortissimo del Consiglio Superiore. Rendere noti gli atti, leggibili gli atti a tutti, a qualunque cittadino italiano, per capire che cosa successe in quei giorni, in quegli anni, e per capire meglio le idee, le intuizioni, le proposte e le sofferenze di Giovanni Falcone. Tanto bisogna conoscere ciò che è avvenuto, perché è avvenuto, e anche la grandissima e straordinaria reazione che tutte le cittadine e i cittadini italiani hanno avuto dentro le istituzioni, nelle leggi, ma anche nella società civile. E bisogna anche dire che se nonostante avvengono ancora cose tragiche, per esempio quella di stanotte a Manchester, però non bisogna mai arrendersi, mai rassegnarsi e continuare a combattere, perché più si estirpa, più si è consapevoli che bisogna combattere l'illegalità e ogni cosa che fa male, che fa danno, ecco, più noi estendiamo questa consapevolezza e meno episodi violenti e di illegalità ci saranno.